Ciao ragazzi, qui Darkness e come avrete di sicuro già notato, questa volta non parleremo di Modern Warfare 3. Parleremo infatti di Battlefield 3, che ha debuttato più o meno insieme a Modern Warfare 3. E beh, che dire, è veramente un gioco stupendo. Io ho comprato prima Battlefield e poi Modern Warfare, soltanto che mettevo solo video di Modern Warfare pensando che fosse magari più richiesto, soltanto che mi sono accorto che Battlefield, ma ragazzi, guardate, è stupendo, è molto meglio secondo me di Modern Warfare. Infatti, qui siamo su una partita di Maestro d'Armi, sono un membro premium, quindi ho scaricato già il DLC Close Quarters e anche se parto un filino male, vincerò questa partita. Non vorrei soffermarmi più di tanto su questa partita, anche perché ho una cosa da annunciare. Adesso inizierò a mettere video di Battlefield, se possibile regolarmente. Quello che vorrei fare è mettere un video alla settimana, in cui piano piano comincerò a recensire tutte le armi presenti su Battlefield che hanno bisogno di essere recensite, dicendovi in modo più dettagliato possibile tutti i modi migliori di usarla, gli accessori, se usarla in modo aggressivo, difensivo, per supportare la squadra, insomma, vi consiglierò bene come utilizzare le armi e ce ne sarà un po' per tutti gli stili di gioco e così. Beh, il motivo per cui lo faccio è perché cioè, per quanto mi ricordo, non ho mai messo video regolarmente così e adesso voglio veramente iniziarmi a darmi da fare col mio canale. Quindi godetevi questo gameplay, ragazzi. Spero Maestro delle Armi vi piaccia. Ho già pronto la recensione di un'arma. La prima arma che recensirò sarà il KH2002. Sarà seguita anche da un gameplay completo di una partita, oddio, completo. Le partite sono un filino lunghe, quindi è ovvio che devo tagliare delle parti. Però comunque, diciamo, abbastanza completo, in cui vi mostrerò le parti cruciali della partita e magari capirete anche un po' come la uso io, e se non viene già spiegato nelle clip del tutorial, magari lo vedrete anche in quel gameplay cosa intendevo per alcune cose, ok? E ho pronto il gameplay e ovviamente ho già pronto la prima recensione, che come vi ho già detto sarà sul KH2002. Parlando del DLC Close Quarters, devo dire che sono molto stupito, è fatto molto bene. Soprattutto mi piace questa modalità maestro delle armi. Magari a molti non piace perché, non lo so, tipo tantissimi appassionati di Battlefield giocano praticamente solo a corsa, così. Soltanto che trovo che porti variazione nel gioco, molta variazione nel gioco, perché è una modalità completamente diversa da tutte le altre modalità di Battlefield, dove praticamente si è da soli sul campo di battaglia, non si possono, si possono, si può usare soltanto la propria arma, no? E questo si può sfruttare a proprio vantaggio, perché si può anche, come dire, rubare le uccisioni ai propri alleati. Ora vediamo ancora le uccisioni. Vabbè, vi lascio la partita. Io ho detto quello che dovevo dire. Farò altri gameplay, altri commentary su Battlefield. Cercherò di caricare, diciamo, i tutorial, diciamo, ogni venerdì. Cioè, i tutorial, oddio, non sono proprio i tutorial. Le analisi delle armi, chiamiamole così, ogni venerdì, se mi sarà possibile. Ovviamente ci saranno delle volte dei ritardi, così, e comunque spero che continuerete a seguire i nostri video su Battlefield, per tutti gli appassionati di Battlefield. Ora vi lascio al gameplay. Bella ragazzi, ciao!